Benvenuti in un nuovo video coltellofili, oggi direttamente da Arezzo. L'ho già spacchettato, però l'ho rimesso qua dentro per fare un po' di scena. Apriamo un po' questo packaging. Bellissimo. Un cofanetto antichizzato, sacchetto antichizzato, che contiene uno dei coltelli personalizzati che mi sono regalato e che alla fine terrò con me come un tesoro prezioso. Lo sapete che sto collezionando ultimamente coltelli artigianali, in questo caso Fabio Chierici. Apriamo il coltello. Vedete scritto qui il nome. F. Chierici sarebbe Fabio, è un omonimo di Arezzo, è un artigiano molto, molto conosciuto, preparato, e ci ho fatto incidere sulla lama, che è una lama a foglia cosiddetta, il mio nome. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Fabio, protopapa, e ho scelto questo maremmano a foglia. Era da tempo che l'avevo adocchiato, ho contattato Fabio e aveva questo bellissimo pezzo e mi piaceva anche il colore del manico in corno bovino. Questo è un po' più giallo, questo invece è un po' più bianco, molto particolare, mi è piaciuto subito. Guardate qua che belle rifiniture. Ve lo faccio vedere in ogni sua parte. Ecco qua. Guardate che rifiniture perfette. Io ho scelto questo, che era quello a disposizione, che aveva disponibile al momento, e pensavo fosse una lama piccola. Questa è una lama da 10, lui le fa anche da 12. Però vi posso dire che è un bel bestione, considerando che il manico è abbastanza lungo e ha una buona impugnatura, e anche la lama sembra piccola, ma è veramente bella, bella, diciamo, impressionante dal vivo, ecco, mentre non rende molto dalle foto. Vi faccio vedere anche qualche sua creazione. Mi ha mandato delle foto di alcuni coltelli che sarebbero partiti insieme al mio, e ve la metto in sovraimpressione. E fa dei lavori bellissimi, veramente un bravo artigiano, lo consiglio, e vi faccio andare a vedere anche le rifiniture del coltello. Vedete, faccio lo zoom in maniera tale da farvi ammirare tutto il coltello. Fenomenale, fenomenale, non c'è niente da dire su questo pezzo che entrerà nella mia collezione. Finalmente lo consiglio a tutti e vi rimando al prossimo video, sempre di coltelleria oppure di qualche altra cosa che mi passa per la mano, per le mie collezioni. Tra l'altro, nello sullo sfondo vedete anche dei fumetti. Scusate, ma ho praticamente la scrivania completamente piena. Ricordo ancora il nome di Fabio Chierici, l'artigiano che mi ha donato questo bellissimo capolavoro. E ci vediamo in un prossimo video, sempre dal vostro Doc.